Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, oggi è il mercoledì 14 di aprile del 2021, questo è Leggiamo la Bibbia insieme ed è un grande piacere, una grande gioia poter essere qui in questo tempo per la lettura della parola del nostro Signore. Noi stiamo leggendo il libro dei numeri, in questa giornata noi leggeremo il capitolo 19 e il capitolo 20. Ecco la parola del Signore, numeri capitolo 19. Il Signore disse ancora a Mosè ed Aarone, ecco quanto prescrive la legge ordinata dal Signore, che disse, di ai figli di Israele che portino una mucca rossa, senza macchia, senza difetti e che non abbia mai portato il giogo. La darete al sacerdote Eleazar, che la condurrà fuori dal campo e la farà scannare in sua presenza. Il sacerdote Eleazar prenderà con il dito un po' di sangue della mucca e farà 7 aspersioni dal lato dell'ingresso della tenda di convegno, poiché si brucerà la vacca sotto i suoi occhi, se ne brucerà la pelle e la carne e il sangue con i suoi escrementi. Il sacerdote prenderà quindi del legno di cedro, dell'isopo, della stoffa scarlata e getterà tutto in mezzo al fuoco che consuma la mucca. Poi il sacerdote si laverà le vesti e il corpo nell'acqua dopo di che rientrerà nel campo e sarà impuro fino alla sera. Colui che avrà bruciato la mucca si laverà le vesti e il corpo nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. Un uomo puro raccoglierà le ceneri della mucca e le depositerà fuori del campo in un luogo puro, dove saranno conservate per la comunità dei figli di Israele come acqua di purificazione è un sacrificio per il peccato. Colui che avrà raccolto le ceneri della mucca si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera. Questa sarà una legge perenne per i figli di Israele e per lo straniero che soggiornerà da loro. Chi avrà toccato il cadavere di una persona umana sarà impuro 7 giorni. Quando uno si sarà purificato con quell'acqua, il terzo e il settimo giorno sarà puro. Ma se non si purifica, il terzo e il settimo giorno non sarà puro. Chiunque tocchi un morto, cioè il corpo di una persona umana che sia morta e non si purifica, contamina la dimora del Signore e quel tale sarà tolto via da Israele. Siccome l'acqua di purificazione non è stata spruzzata su di lui, egli è impuro. Ha ancora addosso la sua impurità. Questa è la legge quando un uomo sarà morto in una tenda, chiunque entrerà nella tenda e chiunque sarà nella tenda sarà impuro per 7 giorni. Ogni vaso scoperto sul quale non sia un coperchio ben fermo sarà impuro. Chiunque nei campi avrà toccato un uomo ucciso da un'arma o morto per cause naturali o delle ossa umane o un sepolcro sarà impuro per 7 giorni. Per colui che sarà divenuto impuro si prenderà della cenere della vittima arsa per il peccato, vi si verserà su dell'acqua di fronte in un vaso. Poi un uomo puro prenderà dell'isopo, lo intingerà nell'acqua e lo spruzzerà la tenda. Tutti gli utensili, tutte le persone presenti e colui che ha toccato l'osso o ucciso o il morto o il sepolcro. L'uomo puro spruzzerà l'impuro il terzo giorno e il settimo giorno e lo purificherà il settimo giorno. Poi l'impuro si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà puro la sera. Ma colui che, divenuto impuro, non si purificherà, sarà tolto via dal mezzo dell'assemblea, perché ha contaminato il santuario del Signore. L'acqua della purificazione non è stata spruzzata su di lui, è impuro. Sarà per loro una legge perenne. Colui che avrà spruzzato l'acqua di purificazione si laverà le vesti e chi avrà toccato l'acqua di purificazione sarà impuro fino alla sera. E tutto quello che l'impuro avrà toccato sarà impuro e la persona che avrà toccato lui sarà impura fino alla sera. Parola del Signore. Leggiamo ora Numeri capitolo 20,
parola del nostro Signore. Or tutta la comunità dei figli di Israele arrivò al deserto di Sin il primo mese e il popolo si fermò a Cades. Là morì e fu sepolta Maria. Non c'era acqua per la comunità, perciò fu un assembramento contro Mosè e contro Aarone. Il popolo si mise a contestare Mosè e disse: fossimo pur morti quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore, perché avete condotto l'assemblea del Signore in questo deserto per morire qui e noi e il nostro bestiame? Perché? Perché ci avete fatti salire dall'Egitto per condurci in questo luogo detestabile? Non è un luogo dove vi si possa seminare. Non ci sono fichi, né vigne, né melograni, e non c'è acqua da bere. Allora Mosè e Aarone si allontanarono dall'assemblea per recarsi all'ingresso della tenda di convegno. Si prostrarono con la faccia a terra e la gloria del Signore apparve loro. Il Signore disse a Mosè: prendi il bastone, tu e tuo fratello Aarone. Convocate la comunità e parlate a quella roccia in loro presenza ed essa darà la sua acqua. Tu farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al suo bestiame. Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore e come il Signore gli aveva comandato, Mosè e Aarone convocarono l'assemblea di fronte alla roccia. E Mosè disse loro: ora, ascoltate, o ribelli, faremo uscire per voi acqua da questa roccia? E Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il suo bastone due volte e ne uscì acqua in abbondanza e la comunità e il suo bestiame bevero. Poi il Signore disse a Mosè ed Aarone: siccome non avete avuto fiducia in me per dar gloria al mio santo nome e agli occhi dei figli di Israele, voi non condurrete questa assemblea nel paese che io le do. Queste sono le acque di Meriba, dove i figli di Israele contestarono il Signore che si fece riconoscere come il santo in mezzo a loro. Poi Mosè mandò da Cades degli ambasciatori al re di Edom per dirgli: così dice Israele, tuo fratello, tu conosci tutte le tribolazioni che abbiamo avute, come i nostri padri scesero in Egitto e noi in Egitto abitammo per un lungo tempo e gli egiziani ci maltrattarono, noi e i nostri padri. Noi gridammo al Signore ed egli udì la voce nostra e mandò un angelo e ci fece uscire dall'Egitto. Eccoci ora a Cades, città situata all'estremo limite del tuo territorio. Ti prego, lasciaci passare per il tuo paese, noi non passeremo né per i campi né per i vigneti e non berremo l'acqua dei pozzi, seguiremo la strada principale senza deviare né a destra né a sinistra, finché abbiamo oltrepassato i tuoi confini. Ma Edom gli rispose: tu non passerai sul mio territorio, altrimenti marcerò contro di te con la spada. I figli di Israele dissero: noi saliremo per la strada maestra, e se noi e il nostro bestiame berremo dell'acqua tua, te la pagheremo. Lasciaci semplicemente transitare a piedi. Ma quelli risposero: non passerai. E Edom mosse contro Israele con molta gente e con mano potente. Così Edom rifiutò a Israele il transito sul suo territorio, perciò Israele si allontanò da lui. Tutta la comunità dei figli di Israele partì da Cades e arrivò al monte Or. Il Signore parlò a Mosè e ad Aarone al monte Or, ai confini del paese di Edom, e disse: Aarone sta per ricongiungersi ai suoi padri e non entrerà nel paese che ho dato ai figli di Israele, perché siete stati ribelli al mio comandamento alle acque di Meriba. Prendi Aarone ed Eleazar, suo figlio, e falli salire sul monte Or. Spoglia Aarone dei suoi figli, paramenti, e rivestine Eleazar, suo figlio.
Qui Aarone morrà e ricongiungerà ai suoi padri. Mosè fece come il Signore aveva ordinato ed essi salirono sul monte Hor, sotto gli occhi di tutta la comunità. Mosè spogliò Aarone dei suoi paramenti e ne rivestì il figlio Eleazar. Là morì Aarone, sulla cima del monte. Poi Mosè ed Eleazar scesero dal monte. Quando tutta la comunità vide che Aarone era morto, tutta la casa di Israele lo pianse per 30 giorni. Parola del Signore. Ringraziamo il Signore ancora una volta per la lettura della Sua parola. Io ti aspetto anche domani, quando giovedì, per la grazia di Dio, daremo continuità alla lettura della parola del Signore. Che il Signore possa benedirti grandemente. Un forte abbraccio, un santo bacio. Partecipa anche con me domani mattina a Alba Nuova, Potenza nella preghiera. Sempre su Nicodemo Fabiano, in canale YouTube, nel nome di Gesù.